Ciao ragazze! Sì, lo so, mi vedete sempre con lo stesso trucco, la stessa maglia, ma sto approfittando per girare diversi video perché appunto non ho mai tempo, quindi quando posso cerco di girarne uno dietro l'altro. Allora ragazzi, questo è un altro video recensione e parliamo di un altro prodotto Wycon, perché appunto come sapete tempo fa ho fatto un video sugli acquisti fatti da Wycon e adesso vi faccio la recensione perché l'ho testato abbastanza a lungo di questo ombretto lunga durata appunto di Wycon. Ops, eccolo qui. Vediamo se si vede qualcosina. Vabbè, allora ragazzi, questo qua è un si chiama Creamy Pash Metallic Eye Shadow. Spero di averlo detto bene. Ed è un ombretto in crema della linea Chicago Symphony. Ed era un'edizione limitata. Io ce l'ho nella colorazione 02. Ed è appunto un ombretto cremoso. Loro dicono molto facile da sfumare e che può essere, diciamo, tranquillamente stratificato, facile da sfumare a lunga tenuta. Allora, ragazze, c'è da dire che veramente questo è un ombretto fenomenale, fenomenale, stupendo. Allora, io ce l'ho su in questo momento ed ho solo quello, nient'altro, proprio perché volevo farvi vedere la luminosità dell'ombretto e che risultato ha su una palpebra che non ha né primer né fondotinta, quindi è una palpebra pulita dove è appunto applicato solamente questo ombretto. Ve la faccio vedere sperando che si veda e si noti qualcosa. Vedete? Allora, è un ombretto, questo spero che si sia visto qualcosa alla videocamera. È un ombretto, ragazzi, secondo me fenomenale perché veramente dura tutto il giorno, tutto, tutto, tutto il giorno. Cioè, può piovere, potete tuffarvi in piscina, potete andare al mare, questo ombretto non si toglierà. Potete sudare, rimane lì, non si muove. Allora, vi voglio far vedere se riesco dalla videocamera, ovviamente, vi faccio un piccolissimo swatch. Veramente ne serve pochissimo perché è molto molto luminoso e vediamo se si vede. Allora, non so se si riesce a vedere purtroppo dalla videocamera, mannaggia. Vabbè, non si vede niente, si vede leggermente, vedete? Purtroppo sono le luci che non fanno vedere bene. Vabbè, comunque vi faccio vedere tra un po' che si asciugherà e io ci posso passare il dito quanto voglio, ma non si toglierà. Questa è una caratteristica di questo ombretto che mi piace da pazzi, proprio veramente mi piace tantissimo, perché vi permette di avere un trucco che non sbaverà, non entra nelle pieghette, quindi veramente è un ombretto fantastico. L'unica pecca, secondo me, che ha questo ombretto è la possibilità di poterlo sfumare e lavorarlo. Allora, dovete essere molto veloci, dovete cercare di non lasciare il prodotto, diciamo di renderlo omogeneo. Perché dico questo? Perché il metodo migliore secondo me per utilizzare questo ombretto è stenderlo con le dita. Io ho provato con il pennellino per gli ombretti con le setole sintetiche, con le setole piatte, però vi dico la verità, il risultato che mi dà con le dita non lo ottengo con i pennelli. Allora, quando voi lo andate a stendere, lo mettete un pochino sul polpastrello, noterete che quando lo andate a mettere ci saranno dei punti che sono più coperti, ci sono più coperti, altri invece meno. E questo non è che mi piace tantissimo, perché comunque io vorrei che nel momento in cui vado a stendere l'ombretto, lì dove passo il prodotto rimanga lì e non si muova da subito. Questo invece è proprio perché forse la formulazione cremosa, una formulazione un po' particolare, tende comunque ad avere dei posti dove lo vedete di più, altri invece dove lo vedete di meno. Però questo significa che quando poi vi accorgete dovete cercare di lavorarlo in maniera veramente molto veloce, quindi cercando anche magari di riapplicarlo lì dove manca, però in maniera molto attenta, perché altrimenti poi si nota che l'avete aggiunto lì dove mancava, quindi dovete essere bravi ad applicarlo e poi a sfumarlo velocemente. È un prodotto che si sfuma bene effettivamente fino a che rimane però ancora diciamo nel tempo che voi lo applicate, perché nel momento in cui poi, ed è veramente, si asciuga subitissimo, vedete ragazzi, questo è quello che vi ho applicato prima, già non si toglie più perché si è proprio asciugato subitissimo, veramente si asciuga subitissimo. Quindi nel momento in cui lo andate ad applicare, se lo dovete sfumare lo dovete fare subito, perché altrimenti poi non si sfumerà più. Come avevo detto nel video haul, questo è mi ricordava molto un prodotto della Kiko uscito, se non erro, l'anno scorso, però quello aveva una consistenza in mousse, quello lì era molto più facile da sfumare, tant'è che io quello lì lo utilizzo come un illuminante. Questo è un po' di difficoltà a utilizzarlo come illuminante perché comunque rimane sempre un pochino visibile, anche se ne applicate pochissimo, a differenza di quello. Però quello lì va via abbastanza velocemente, anche se comunque è un buon ombretto anche quello. Mentre invece questo qui
mi dura veramente tanto. Quindi questo qua l'ho pagato, se non ricordo male, intorno ai 4 euro. Ho visto che alcuni store ce l'hanno ancora, anche se l'ho acquistato un po' di tempo fa, però da qualcuno lo trovate ancora. Quindi niente ragazze, tutto sommato io lo consiglio perché veramente lo adoro tantissimo, mi piace molto utilizzarlo anche come punto luce oppure appunto come ombretto da sole, magari leggermente solamente applicando un colore un pochino più scuro sulla piega. Quindi insomma è un prodotto molto molto versatile, volendo lo potete usare pure come illuminante, ma dovete, magari vi consiglio in quel caso un pennello e con quello lo andate da prima veramente molto molto poco, altrimenti vi trovate con la striscia di colore. Quindi niente ragazze, spero che questa recensione vi sia stata utile e niente, devo dire che fino adesso i prodotti Wycon mi stanno piacendo. Poi rimane qualcun altro che avevo detto, che avevo appunto fatto, vi avevo detto nel video, ma di quelli là ve ne parlerò più avanti. Niente ragazze, spero di esservi stata utile, vi mando un bacio, ciao ragazze.